Speriamo bene. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, sono Crane, mi senti? Maledizione. Va bene. Devo affidarmi ai talenti locali. Troy, sono Crane, mi ricevi? Crane, che piacere sentirti. Come posso aiutarti? Sono dalle tue parti al momento e vorrei collaborare con te. Dove posso trovarti? Sei qui, nello zero. È fantastico! Vedi un paio di torri, una più alta dell'altra, con delle impalcature intorno. Le chiamiamo il nostro loft. Vai da quella parte e ti aspetteremo. Dottor Camden, mi sente? Sono Crane. Camden, mi sente? Crane? Sì, sì, la sento. Che succede? Sono nel settore zero. Jade è con lei? No, non è ancora riuscita a raggiungermi. Non è facile, sa. Mi sono dovuto isolare dall'esterno a causa degli sgherri di Rais. A proposito, dottore, sta bene? Intrappolato nel laboratorio, ma al sicuro. Sta venendo qui? Non ancora, dottore. Devo trovare Jade e recuperare le ricerche di Zer. Poi verrò da lei. Va bene, aspetterò. Non che abbia altra scelta. Buona fortuna, Cray. Benvenuto tra noi, Crane. Sì, in persona. Sono Michael. Troy ti aspetta nel nostro loft. Benvenuto tra noi, Crane. Ah!
Crane! Che piacere! Sono Savvy. Se ti serve roba tecnica, parla con me. Ho quasi trovato il modo di aggirare il blocco delle comunicazioni. Forza! Saluta Troy. Sono Kyle Crane. È un piacere abbinare un volto alla voce. Stai cercando Jade Aldemir, vero? Sì, sì, l'hai vista? Sai dove si trova? Jade, sono Troy. Mi ricevi? Parla pure, Troy. Jade, sono Crane. Ascolta, so che stai andando da Camden, ma la sua clinica è circondata da zombie e dagli sgherni di Race. Aspettami, ti aiuterò. Crane, stammi lontano. Sentire la tua voce mi fa pensare solo a mio fratello. Ti prego, ascoltami. Il fatto è che ero al servizio del GRE. Dovevo scoprire dove Race avesse inviato un file segreto, ma ormai non importa più perché sono stato contattato dal ministero. Volevano bombardare la città, ma li ho convinti ad aspettare, perché vogliono le ricerche che hai con te. Dobbiamo trovare un modo di far sapere loro che ce li abbiamo. Brutto bastardo! Jade! Jade! Crane, l'ultima volta che le ho parlato era all'università. È a est di qua. Se quello che hai detto è vero anche in minima parte, devi trovarla. Ti ascolto, Troy. Abbiamo parlato di come superare il blocco delle comunicazioni radio e Sabby ha avuto un'idea. Ci lavoriamo su mentre tu sarai alla ricerca. Ci sentiamo, Crane. E se posso darti un suggerimento, cerca di evitare gli infetti se ci riesci. I figli di Morgana sono sempre stati pericolosi, ma ora sono più temibili che mai. Jade! Jade! Dove sei? Chi sei? Che cosa vuoi? Qualcuno mi riceve! Qualcuno mi riceve! Ehi, amico! Non c'è traccia di Jade. Dannazione. Sì, parlava con... come si chiama laggiù? Grazie. Ehi, puoi aiutarmi? Sto cercando una giovane donna, capelli scuri, minuta, una tipa dura. Si chiama Jade Aldemir. Sì. Era qui. Non è andata via da molto. È rimasta qui per un po', con una faccia davvero arrabbiata. E poi se n'è andata. Maledizione, ha detto dove stava andando? No. Ma tu sei Crane, giusto? Ha lasciato questa per te. E Amir? Perché l'avrebbe lasciata a me? Beh, non saprei per certo. Ma mi ha chiesto di dirti mai più. Qualcuno non mi so riceve. Cosa voglia dire. Sono Davut! Sono con un bambino, ci serve aiuto! Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, mi senti? Troy, sono Crane, mi ricevi? Crane, stavo giusto per contattarti. Sabby ha trovato un modo per aggirare il blocco. Faresti meglio tornare qui. C'è una cosa che devi vedere. Perché? Di che si tratta? Quello che sta succedendo all'esterno, devi vederlo con i tuoi occhi. Torna qui e basta, d'accordo? Dico sul serio.
Vado. L'ho visto e rivisto, ma non riesco ancora a crederci. È emerso oggi un documento interno del GRE, Global Relief Effort, che se verificato implicherebbe l'organizzazione in un'enorme cospirazione criminale. Invece di trovare una cura per il virus di Arran, pare che il GRE intendesse trasformarlo in un'arma e venderlo al miglior offerente. Le reazioni nel mondo sono... No, salta alla parte importante. Ero l'ultimo sopravvissuto in quarantena. Non riesco a credere di avercela fatta. Sono ancora vivo, non ci credo. Piangiamo la perdita di quelle vite. Ma come ha detto qui oggi il presidente, la vita è per chi c'è ancora. L'esercito ha cercato sopravvissuti in tutta la zona di quarantena, ma sono rimasti solo gli infetti. Secondo il colonnello Tanner, quando la decontaminazione sarà finita, l'infezione sarà debellata completamente. È stato il ministero. Stanno trovando scuse per giustificare la distruzione di una città. Senti, Crane, prima che tu parta alla carica, avevamo già un piano per inviare un messaggio. Avremmo piazzato esplosivi in un palazzo e appiccato incendi creando un disegno. Troppo complicato per gli zombie. Il problema è, abbiamo un runner, Michael, al palazzo giusto, ma non riesce a salire ai piani superiori. Ci sono troppi mordicarne. E odio ammetterlo, ma nessuno di noi è in grado di svolgere questo lavoro. Dobbiamo fare qualcosa adesso, cazzo, altrimenti io, tu, Jade e tutti gli altri salteremo in aria. Dì a Michael che me ne occuperò io. Nel frattempo puoi contattare Jade e chiederle di incontrarmi. Hai la mia parola. Un'altra cosa, Crane. Raissa ha mandato alcune delle sue squadre d'assalto nella città vecchia. Sono qui da poche settimane, ma hanno già fatto un mucchio di danni. Compiono continue razzie e terrorizzano i superstiti. Si direbbe quasi che Raissa abbia ordinato ai suoi uomini di essere quanto più brutali possibile. Gli piace ricordare a tutti della sua presenza in città. Sono ben difesi. Oltre al quartier generale dispongono di 2 avamposti dove raccolgono provviste. So per certo che hanno ammassato una grande quantità di scorte. Qualche provvista sarebbe utile. Ci faresti un favore immenso. Dove si trovano quegli avamposti? Il primo è in un complesso di uffici. L'altro nei locali dell'emittente radiofonica. Forse andrò a far loro una visita.